Avete notato che nei miei video c'è sempre o quasi lo sfondo bianco? Cioè, boh, non so, vabbè, ci metterò un altro sfondo. Dovrò, vabbè. Comunque, ciao, bentornati a questo nuovo episodio di Minecraft. In questo episodio che riprendiamo la serie, vi faccio vedere le novità. Vi faccio vedere una novità perché devo fare un lavoro che mi hanno chiesto, che era la prigione per villager, e mi servirà parecchio materiale, parecchia mattoni in pietra, e quindi per farli mi serve tanto carbone. Siccome carbone io non ne ho, perché quando ho ripristinato il mondo in creative mi sono dimenticato di mettere il carbone, mi ero dimenticato le zone dove prenderlo, lo fabbricheremo noi con la legna. E quindi andiamo a vedere con il nostro inviato speciale nel mondo di Minecraft, cosa succederà? A voi la linea. Caduta Polly! Caduta Polly! Caduta Polly! Vai giù? Vai giù, ho detto! Vai giù, bravo. Cioè, vedete, volete vedere che arrivo prima, giù prima io del pollo? Allora, intanto tu vai giù. Ops, l'ho ammazzato. Vabbè, siamo arrivati e eccoci qua. Dal vostro inviato stiamo andando già nella direzione voluta e vedete che ho una accetta con un'efficienza 5, un ripristino e un'indistruttibilità e 64 boscelli di quercia e altri 9. Perché praticamente questa è la musichetta di Natale che viene dal grammofono. Ho messo sul disco, come vediamo se riesco a farvelo vedere. Ho messo su, vedete, un pochino un disco, ho messo su un disco da suonare. Eccolo. Comunque, andiamo a vedere cosa fare. Intanto, aspettate che rinfoltisco, diciamo, la mia farm di cacao. Cacao. Fave di cacao, che così dopo ci facciamo i biscotti, che devo ancora farne, sinceramente. Non ho mai fatto i biscotti. Comunque, tre favine. Guardate qua quanto produce in un colpo solo, cioè produce veramente tanto. Puff. Un po' qua, un po' qui. Tac, tac. Speriamo che crescano anche se sono senza acqua, perché qua io non ci ho messo l'acqua, spero che crescano solo con la terra. Boh, senza fave, vediamo. Perché prima le avevo messe in creative per provare se il meccanismo dell'acqua di distacco delle fave era efficace. E beh, era efficace. Però è la prima volta adesso che le sto piantando in survival, quindi vediamo. Perché non me l'ha messa, mettimela. Oh. Voglio farmi fare tanti biscottini. Quindi bentornati qui a Mela Verde e a Linea Verde. Oggi parleremo delle fave di cacao. No, in realtà no. Allora, cosa che volevo dirvi. Sinceramente adesso non mi viene. Funziona! Funziona! Non ho preso a crescere. Magnifico. Ok, allora queste le sbattiamo qua dentro. Così a caso. E andiamo a vedere. Non voglio trovarmi un creeper là. Allora, meglio del parkour. Allora, come vedete, qua c'è i miei stack, sì, vabbè, i miei stack di legna. Non guardate il blocco di sabbia, serviva per salire prima. Come vedete, qua c'è un bello stack di legna e dovremo riempirlo tutto. Lo riempiremo di oak, cioè quercia, questa qua. Perché è quella, diciamo, che brucia meglio. No, in realtà no, bruciano tutte quante. Comunque, prepariamoci. Alla mano. Ok, pronti? Come
Controlliamo se c'è il carburante, ok, che al mob spawner ho prodotto parecchio, come si può vedere. Ci sono due hopper pieni, cioè, quindi potremmo farmare tanto legno. Questa è la mia farm di legno, esatto. Vediamo, è la prima volta che la utilizzo anche, perché prima era manuale. Vediamo adesso se funziona tutto correttamente e dovrebbe crescere e portarmi via la legna. Vediamo. Che non cresce, non cresce. Scusami, non mi cresce l'albero? Perché non cresce? Ok, sarà buggato, sarà buggato. No, non sarà buggato, cioè è proprio lui che ci mette allora. Meno male ne ho di polvere, perché ne servirà tanta. Dovrò fare un altro passato al mob spawner probabilmente. Dai, la faremo, come vediamo comunque funziona bene. Per adesso non ho ancora cresciute foglie, perché sinceramente le foglie mi impediscono di saltare, quindi Asta, asta! Semplicemente si è buggato perché i pistoni hanno raggiunto il loro limite. Perché c'è un buco qua? Dovrò metterci della terra. Hanno raggiunto il limite di spostamento. I pistoni, come sapete, si possono spostare solo un tot di blocchi. Non mi ricordo quanti, 7, 12, non so. Scrivetelo nei commenti qua sotto comunque, e se vi ricordate quanti erano. Quindi guardate qua quanto legno c'è. Qua c'è un buco di un creeper che era esploso, quindi vediamo quanta legna abbiamo preso con uno solo. Vediamo, adesso prendiamo questo, si apre la porta, vabbè. Voce la verità, quasi uno stack, fantastico, quasi uno stack, ci sono rimasugli indietro, no, buono. Abbiamo preso quasi uno stack, quindi rimozione delle foglie. Beh, tutto questo legno mischiamo indifferente, poi faremo un separé, diciamo, quando ci servirà per la costruzione. Comunque, ok. Perché c'è un buco? Perché ci sono i buchi nel legno? Perché? Speriamo che non sia stato un Enderman. No. Perché loro, cioè, hanno questa mania di togliere blocchi così a caso, ma non so se tolgono i blocchi di legno o solo di terra e sabbia. O pietra anche, perché mi sa anche che la pietra la tolgono. Visto che in casa mia ogni tanto spariscono dei blocchi di pietra. Che ci sono, prima ci sono, li metto e dopo. Ah! Spariti. Uffa. E io adesso non salgo più. Ho finito la legna. Cioè, ho finito la legna. Stipifferi che ho finito la legna. Mettiamo giù a caso, ma sì, dai, tanto fa stesso. Guardate che bello. Sì, stack di legna a profusione. Allora, beh, siamo pronti tra poco. Tra poco, ah sì, dico una roba. Tra poco ci sarà anche molto probabilmente una live. La live speciale classica, abbiamo già finito. Cavolo, si fa in fretta a mettere giù il legno. Legno misto, legno a boh, vabbè, profusione, tutto quanto. Quindi questa è la farm, come vedete funziona bene. Dovrò. Sapete che vi dico? Andiamo ad attivare la super fornace, dai. Ci
Facciamo così, io tutto lavoro per niente. Guardate come spacco senza problemi la legna, cioè proprio. Aspettate che io metterei anche un po' di torce qua per evitare ulteriori problemi in futuro. Non si sa mai, meglio essere previdenti. Meglio prevenire che curare. Quindi in questo caso meglio prevenire che ricostruire tutto da capo. Perché i creeper con il loro affetto, beh, diciamo che hanno un affetto esplosivo e quindi fanno parecchi danni. Allora, altre robe che, beh, scrivetemi sotto che farm volete che faccia, se volete che faccia una farm di qualche tipo una farm di inchiostro, una farm di coloranti, boh, qualcosa, una farm di lana. Comunque ho fatto la farm di concrete, che è il cemento, quello colorato, tanto carino con cui ho costruito il faro. E funziona veramente bene, anche lì prepari, si fanno su tanti stack rapidamente. E tutto questo legno lo trasformeremo in carbone. Oddio! Sti Enderman qua, se me ne appare uno davanti, faccio un tiro un shigo, buttei. Se lo sentite fino in Cina, sentite. No, è rimasto un blocco là sopra. Ok, l'ho preso. Niente va sprecato qua, sappiatelo, quindi. Quindi, boh, vabbè, allora finisco qua, inizio, vado a fornace, ci vediamo là. Allora, eccoci qui, allora ho già avviato la fornace, come vedete con delle assi. Perché ci sono delle assi di betulla dentro? Dovrebbero esserci degli slab. Io ho fatto gli slab apposta perché così ottimizzo, vabbè. Ah, perché semplicemente un po' non me ne ha presi, beh, vabbè. Facciamo tantissimi begli slab che sono veramente efficaci per cuocere in maniera rapida subito. Perché dobbiamo, ci basta solo. Adesso qua chiudiamo un attimo. Io mi chiedo qua perché ho solo. Guardate qua quanto veloce si riempie, cioè si sta riempiendo a una velocità incredibile. Metto giù un po' di slab, ok. E già che ci sono, crafto anche magari un'altra cesta, perché sennò, cavolo, mi si riempie subito. E se si riempie subito potrebbe essere un problema. Quindi, ops, forse ho spaccato un po' troppo. Ci mettiamo della sabbia che così torna su in teoria. Vediamo. Sabbia, off, ok. Allora, qua ci mettiamo un blocchettino di quarzo e qua l'altro baule. Così adesso dovremo avere più. Guardate quanto carbonella sto producendo. Chi è interessato a vedere il meccanismo è questo qua per far funzionare il tutto. Con un comparatore, quando arriva il carrello, gli dice che la fornace è pronta, quindi lui passa, fa il giro e quindi riattiva la fornace ogni time. Questo è un timer, ogni tot secondi riattiva la fornace, come vedete, e la fornace va avanti e indietro a recuperare tutto il materiale. E questa è piccola, cioè gente che fa delle mega fornaci di tipo 100 e passa fornaci, quindi
Immaginate che lì produce veramente tanta roba, però serve anche tanto carburante. Io ho trovato questo compromesso che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fornaci, dovrebbero essere se non ho contato male, dove comunque non serve tantissimo carburante. E quindi intanto aspettate che magari riavvio i carrellini che riempiono in coda gli hopper e di seguito la roba. Come vediamo qua ci servirà tanto carbone, io comunque farò tantissimo carbone perché dovremo cominciare a fare i mattoni, prenderò anche tanta pietra, la cuoceremo e cominceremo a lavorare. Per questo episodio tutto! Vi ricordo di lasciare del like se del like del milk del like dei like se il video vi è piaciuto. Intanto sto prima a fornace. Se il video vi è piaciuto lasciate dei like, lasciate dei commenti con delle idee sul video che volete che faccia. Qua c'è l'inceneritore, quindi un saluto elettrizzante a tutti, bella, ciao!